Tecnologia. Noi siamo circondati dalla tecnologia. Il computer è diventato il nostro compagno di viaggio, il cellulare la nostra appendice, utilizziamo automobili ipertecnologiche. Se dobbiamo andare da qualche parte, digitiamo l'indirizzo sul cellulare o sul navigatore perché sappiamo che il GPS ci porterà esattamente dove vogliamo arrivare. E se dobbiamo fare un controllo e andiamo in ospedale, non ci preoccupiamo se ci distendono su un lettino e ci infilano in un tunnel per fare una TAC piuttosto che una risonanza magnetica o un esame di medicina nucleare. Tecnologia. E come ci siamo arrivati? E la tecnologia ci riempie di immagini. Noi viviamo di immagini, siamo bombardati di immagini, fissiamo le idee con le immagini, sviluppiamo i concetti con le immagini. Il 2016 è l'anno delle onde gravitazionali, l'infinitamente grande. Chi di noi non ha mai visto le bellissime immagini, le fotografie del telescopio Hubble che ci mostra le profondità dell'universo? Sono immagini che ci affascinano, perché ci parlano di chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, l'infinitamente grande. Nel 2012 tutti abbiamo imparato che cos'è il bosone di Higgs e abbiamo visto le immagini dell'infinitamente piccolo, degli acceleratori di particelle come LHC, dove gli esperimenti scattano 40 milioni di fotografie al secondo con decine di miliardi di pixel per farci vedere cosa succede quando due protoni si scontrano e producono un bosone di Higgs, l'infinitamente piccolo. E poi l'uomo. Il 23 dicembre del 1895, il rettore di un'università tedesca pubblica la prima radiografia della storia, la radiografia della mano di sua moglie. Il 23 dicembre 1895 nasce la medicina moderna. Fino a quella data, per guardarvi nella pancia, vi aprivano la pancia. Da quella data vi fanno una radiografia. E in 70 anni siamo stati capaci di far girare un tubo a raggi X tutto intorno al paziente per farlo a tante fettine che messe insieme ci fanno vedere l'interno del suo corpo come se fosse aperto di fronte a noi. La TAC. Qualche anno dopo il 1895, siamo negli anni 30-40 più o meno, nasce un altro ramo della medicina diagnostica, la medicina nucleare. Quel ramo della diagnostica che vuol vedere come funziona il vostro corpo e non come è fatto. Abbiamo trasformato i pazienti in sorgenti radioattive per scoprire gli hotspots, cioè quelle zone particolarmente attive che possono essere indice di qualcosa che non va. L'immagine che vedete alle mie spalle non è fantasia. È l'immagine di un paziente a cui abbiamo fatto una TAC e un esame di medicina nucleare, una tomografia a emissione di positroni. Tecnologia e immagini. Come ci siamo arrivati? Come siamo arrivati a questo livello di sviluppo? Abbiamo osservato la natura, abbiamo capito come funziona e l'abbiamo usata. E quali occhiali abbiamo dovuto costruire per riuscire ad osservare l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo, tutto quello che ci circonda e anche quello che sta dentro di noi. Gli occhiali che abbiamo costruito e continueremo a costruire per osservare la natura si chiamano rivelatori di particelle. E non ho sbagliato il termine. Il rilevatore è la persona che vi telefona per sapere quante volte voi bevete il latte in una settimana. Rivelatore ha lo stesso significato della parola inglese detector, che deriva dal latino detegere, togliere il coperchio, scoperchiare, togliere la coperta, togliere il lenzuolo. I rivelatori sono ciò che ci fa togliere il velo alla natura per riuscire a capire come funziona. Io sono un fisico che sviluppa rivelatori di particelle e la cosa incredibile e che per osservare l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo e tutto quello che ci circonda, si usano gli stessi rivelatori, basati sugli stessi principi. Ne esistono di incredibilmente diversi. Ne esistono grandi come l'unghia del mio dito mignolo, come quelli che stanno nei vostri cellulari quando fate una foto, o come quelli che sono arrivati con i robotini su Marte per andare a vedere di che cosa sono fatte le rocce di Marte. Ne esistono di un po' più grandi, come quelli che io ho messo sul satellite Agile che sta girando 500 km di altezza, piastrelline di 10x10 cm che hanno riempito un cubo di un metro di lato. Ne esistono di decisamente grandi, come quelli per studiare l'infinitamente piccolo, come quelli di LHC. CMS pesa 7.000 tonnellate, Atlas è 20x20x30 metri cubi. Sembra incredibile, ma per studiare l'infinitamente piccolo costruiamo delle cose che sono sempre più grandi e sempre più complesse. E poi ne esistono di decisamente extra large. Tutti quelli che servono per studiare le particelle rare che arrivano dalle profondità dell'universo o quelle particolarmente elusive.
ciascuno di noi ogni secondo è attraversato da svariati miliardi di neutrini e non se ne accorge. Chi vuole studiare i neutrini ha bisogno di grandi quantità di materiali e allora usa l'intera atmosfera terrestre o riempie di acqua una miniera o utilizza la luce che i neutrini emettono quando interagiscono con l'acqua del mare. Rivelatori di particelle, i nostri occhiali. Ma non basta. Non basta, perché se ci pensate, i rivelatori non ci fanno vedere un fenomeno, ci fanno vedere un prodotto. Voi non vedete le mie corde vocali, voi sentite il suono che è emesso dalle mie corde vocali. Noi non vediamo i nuclei che fondono del Sole, vediamo la luce che deriva da quella fusione. Non vediamo i due protoni che si scontrano a LHC, vediamo le decine di milioni di canali di elettronica che si accendono e che ci dicono cosa è successo quando i due protoni si sono scontrati. I rivelatori di particelle ci fanno vedere un prodotto. Dal prodotto dobbiamo dedurre il fenomeno. Lo dobbiamo inquadrare in una teoria e fare previsioni. Perché se la teoria non fa previsioni, rimane un bel volo della mente. Verificare le previsioni, se funzionano bene, se no ricominciamo da capo. Questa è stata la nostra ricetta vincente. La nostra ricetta vincente è stato mettere insieme l'osservazione, che è una cosa che facciamo con i rivelatori, con l'inquadramento in una teoria, che è una cosa che facciamo con la nostra intuizione e la nostra creatività. E abbiamo raccontato la natura. Volete degli esempi? Tutti conosciamo il Big Bang. Tutti sappiamo che 13,7 miliardi di anni fa c'è stato uno scoppio, tra virgolette, in cui una quantità immensa di energia a una temperatura elevatissima, 10 alla 32 gradi Kelvin, si è trasformata in materia. Prima i costituenti delle particelle elementari, poi le particelle elementari. I protoni sono nati un microsecondo dopo il Big Bang, 10 alla meno 6 secondi. Noi e tutto quello che ci circonda è fatto di quei protoni lì. Noi siamo fatti dei protoni del Big Bang. E poi tutte le altre particelle elementari, gli atomi, le molecole, gli elementi, via via, fino a 13,7 miliardi di anni dopo, l'universo, come ce l'ha fatto conoscere il telescopio Hubble, decisamente più freddino rispetto a quando è nato. Questa è una bellissima teoria, ma le teorie hanno bisogno di verifiche. Questa teoria ha avuto tantissime verifiche. Io ve ne racconto una che secondo me è importantissima ed è fantastica. Negli anni 50, nel New Jersey, negli Stati Uniti, è stata costruita un'antenna che si chiamava Onda l'Antenna per un progetto di telecomunicazioni. Stiamo parlando di telecomunicazioni, onde radio, le conosciamo tutti. Tutti sappiamo cos'è un'antenna radio. Il progetto si chiamava ECO, c'erano dei satelliti che si comunicavano. Quando il progetto si completa, i Bell Telephone Labs e due fisici, Robert Wilson e Arno Penzias, decidono di modificare l'antenna per captare le onde radio, sempre onde radio si tratta, dalle profondità della Via Lattea. Nel 1964 la accendono, la girano in tutte le direzioni e continuano a sentire un fastidioso ticchettio. A quel punto prendono il telefono e telefonano a Princeton, dove c'era uno dei maggiori teorici della teoria del Big Bang, Robert Dickey. Lui risponde, mette giù il telefono, si gira verso i collaboratori e dice: ci hanno battuto sul tempo. Prende la macchina e li raggiunge. Robert Wilson e Arno Penzias avevano scoperto la radiazione cosmica di fondo. Quando l'universo ha compiuto 380.000 anni, anno più, anno meno, è diventato trasparente. A quel punto la luce ha potuto uscire. La radiazione cosmica di fondo è la candelina che l'universo ha soffiato quando ha compiuto 380.000 anni, 13,7 miliardi di anni fa. La radiazione cosmica di fondo è isotropa, uniforme in tutte le direzioni. Pensate a un telo teso. In realtà ha delle piccolissime fluttuazioni. L'immagine che vedete alle mie spalle, appena arriva, è l'immagine raccolta dal satellite WMAP della NASA. I puntini gialli e rossi sono le fluttuazioni della radiazione cosmica di fondo. I puntini gialli e rossi sono i semini delle stelle e delle galassie di oggi. Gli occhiali, stiamo parlando di onde radio, non stiamo parlando di cose stratosferiche. Gli occhiali che abbiamo costruito per misurarle ci permettono di leggere un libro di 13,7 miliardi di anni fa. Incredibile. All'inizio del 1900 i fisici entrano in crisi
entrano in crisi perché non riescono a capire come la luce e la materia possono parlarsi. La luce è un'onda che pervade tutto lo spazio infinitamente, la materia è fatta di corpuscoli infinitamente piccoli che sono gli atomi. Allora, come fa questa onda a interagire istantaneamente con gli elettroni che stanno, degli atomi che stanno nella mia retina? E questo succede perché io vedo. E tra l'altro, gli occhi sono l'esempio più antico del rivelatore di particelle, realizzato in diversi miliardi di coppie più o meno funzionanti. Allora loro cosa capiscono? Che le osservazioni erano corrette, ma l'interpretazione no. È il binomio la vittoria, la ricetta vincente. Loro capiscono che le osservazioni sono corrette, allora dicono, vuol dire che quando ci spostiamo verso il micromondo, l'infinitamente piccolo, le leggi che abbiamo scritto per inquadrare quello che osserviamo in ciò che ci circonda non funzionano più tanto bene. Dobbiamo cambiarle, perché nel micromondo le onde sono particelle e le particelle sono onde. Pensate la difficoltà dal punto di vista dell'intuizione, ben prima di formalizzare, di immaginare una cosa del genere. Le onde sono particelle, le particelle sono onde. Da qui nasce tutta la nostra tecnologia. L'aver pensato questo e poi averlo formalizzato e aver capito che la natura veramente funziona così ci ha portato a sviluppare occhiali sempre più potenti. Volete un esempio? Tutti voi avete utilizzato il microscopio ottico. Una sorgente luminosa, il campione e una lente. E vi guardate il vostro bel campione in due dimensioni. Ma se invece della sorgente luminosa io utilizzo gli elettroni, li strappo dagli atomi come delle biglie, perché tanto biglie sono, li accelero con una differenza di potenziale, perché tanto biglie sono, e poi li mando a sbattere contro il campione, quando arrivano lì ci arrivano con un'energia per cui si comportano come un fascio di luce con una lunghezza d'onda molto più piccola della luce visibile. E allora vuol dire che vedo campioni più piccoli, ma rimangono pur sempre delle biglie cariche. E allora vuol dire che con facilità posso anche fare una scansione e ottenere la terza dimensione. Questo è il principio su cui funziona il microscopio elettronico a scansione. E le immagini che produce sono come quelle che state vedendo alle mie spalle, che è l'immagine della bocca di una larva. Occhiali, rivelatori di particelle. Ma la cosa ancora più affascinante è che i rivelatori che andiamo a utilizzare per vedere gli elettroni che hanno interagito con la larva, con la bocca della larva, sono gli stessi che stanno nei vostri cellulari per fare la foto, sono gli stessi che sono andati su Marte, sono gli stessi che mettiamo nella zona in cui i protoni si scontrano per ricostruire le tracce, sono gli stessi che io ho caricato sul satellite Agile, che sta girando a 500 km d'altezza in orbita equatoriale osservando le profondità dell'universo, come WMAP della NASA, ma ha una lunghezza d'onda diversa, i raggi gamma. Pensateci, è come leggere il libro dell'universo scritto in un'altra lingua. E fanno parte della stessa famiglia di quelli che usiamo per farvi una TAC. E sono rivelatori che ci permettono di studiare e conservare il passato. Nel 1970 è stato scoperto il papiro di Engedi. Piuttosto che un papiro, un mucchietto di cenere, era poco più grande di una moneta, assolutamente inutilizzabile. Non si poteva manipolare, sarebbe andato in mille pezzetti e sarebbe stato perso. È di poche settimane fa la notizia che un gruppo di ricercatori statunitensi insieme a un gruppo di ricercatori israeliani ha deciso di fargli una micro-TAC. Una micro-TAC preclinica come quelle che si usa in ospedale, tubo a raggi X che gira intorno al mucchietto di cenere, tante fettine. Una volta fatte le fettine, la stessa cosa adesso si sta facendo con i gruppi italiani per i papiri di Ercolano, hanno applicato un algoritmo di unwrapping virtuale in tre dimensioni e sono riusciti a leggerlo, scoprendo che è una copia del libro del Levitico, anzi pare che sia la più antica copia di un libro del Pentateuco mai trovato in un'arca sacra. La datazione col carbonio 14 dice che è del III-IV secolo d.C. Rivelatori, gli occhiali e l'interpretazione che ne diamo ci hanno permesso di capire che la natura è un puzzle molto articolato, con tanti pezzi. Qualcuno ha intuito il disegno, qualcuno ha sistemato qualche pezzo, qualcuno ne ha trovato di nuovi. Quel che è certo è che lo scopo finale per chi come me sviluppa rivelatori di particelle e per tutti coloro che analizzano la mole incredibile di dati che questi rivelatori raccolgono rimane sempre lo stesso: migliorare la vita dell'uomo a 360 gradi. Lo diceva anche Einstein: in mezzo a tutti i vostri diagrammi, i vostri esperimenti, i vostri laboratori, ricordatevi dell'uomo. Quello che facciamo, lo facciamo per il nostro e il vostro futuro. Quello che facciamo, lo facciamo per il futuro dell'uomo. Grazie.